Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video dei Cinghiali sul Tubo. Siamo di nuovo su Scrap Mechanic e mentre questi simpaticoni fanno delle gag divertentissime, io mi giro come per magia e si parte con le nostre prime strutture. Allora, ora ve le inquadro da così, mentre leggo l'enorme lista di persone, mettetevi comodi perché ce ne sono un bel po'. Ora, quello che mostreremo sarà un bulldozer trattino palagommata, vedremo cosa si è inventato il nostro Tarabuso. Uno schiacciasassi e il pick-up che avete già visto. Le richieste vengono da Mario Andrea Celano, Matteo Corona, Betto Matteo, Pietro Venezia, Cristiana Brunatto, Diego Manzi, Timo Olivo, Alessandro Della Piazza, Luigi, Virgilio Colantuomo, Creepy Peppe, Karate Emanuele, Gabi Di Stefano e Antonio Cerbino. Manca Francesco Totti e qualcun altro, siamo tutti. E E basta? Ciao basta, sì. Gerardo. Ok. Aspettatemi, fatemi salire anche a me. Andiamo, si va al Io lavoro. Su. leggevo, Dov'è? Sembriamo noi quando andiamo a piantare pomodori. No, aspetta, non sono salito. Ti vedo questo cespuglio, aspetta. Sfè, parcheggia. Oh. Eccomi a bordo. Andiamo. Andiamo, Oh. colleghi. Colleghi, andiamo al lavoro. Eccoci qua, siamo già arrivati. Ah, mamma mia, che viaggio lungo! Però, Si arriva proprio il giusto pick-up! d'arrivo, tac, cappottamento Beh, ci mi sta sembra sempre giusto, bene. perché se Ok, no. e io sono l'unico scemo che sono rimasto bloccato. Ok, che facciamo vedere per primo? Allora, la pala gommata non è che mi ci sono impegnato un po' più di tanto, ma perché Diciamo che. semplicemente i movimenti dell'automazione sono sempre limitati. Va in un modo e torna all'inizio, Qual era il basta, problema della quindi. differenza del bulldozer? Che il fatto dei cingoli ancora è un bel problema. Cioè, Creare cingoli è un casino, magari un però. giorno ci riusciremo, però per adesso facciamo lo stile pala gommata. Eh Vai! sì, è un pochino meglio. Ci siamo. E spacchiamo Oh, no, no, tutto. Mettimi yeah, davanti. La yeah. potenza della pala Possiamo giocare a gommata. bowling, dai. Funziona perfettamente. Purtroppo, ripeto, i movimenti sono limitatissimi, però vabbè. Più o meno Il senso c'è, insomma, è il senso potentissimo c'è, tra l'altro, è sì. velocissimo, è più veloce del Ora, pick-up. il problema ora è che non so come scendere. Rimarrà ammassato lì per Maledizione. tutto il Le video. metto un sedile qui in terra, va. Ecco, va, gliel'ho fatta, zitto a metterlo, mi Gli piace amici manco mettere sedili. il Ma questa è una sedile. sciampagnata, lo E schiacciasassi. questa è la meglio cosa, eh. Schiacciasassi di quelle proprio professionali, enormi, Facciamo come guardate Austin da qui. Power? Sì, dai, vai a zero così mi fermo. Ma devi No! andare molto più piano, devi andare. Esatto. Ma questa è da corsa, eh. Guardate come piglia via. Mamma mia, è come schiaccia bene tutto. Sì, infatti, Schiaccia tutto, a piana schiaccia. proprio, sì. Soprattutto in aderenza usa Mi i sono large schiantato tank come contro. ruote. Ma c'hai i razzi? Ah no, no, c'hai i large tank. Intendevi quello? Ho Sì. capito i razzi tank, tipo una cosa nuova. I razzi tank. Tanto è due razzi li volevo mettere, ma Sono i poi. razzi che tengono i mob, no? Sì. Razzi tank. Basta. Basta. Dopo questa Ok. mi sotterro. Sì, questa era tristissima. Passiamo alla prossima richiesta. E dopo tanto tempo, finalmente è stata fatta la DeLorean, o meglio la macchina del ritorno al futuro. Ci è stata chiesta da millenni e all'inizio pensavamo che veniva male, perché ovviamente vanno fatte un po' più alte e quindi Infatti è perdono molto venuta del male, ma fascino. vabbè. Però dai, via, poteva venire molto peggio di così. Le richieste, allora, andiamo a vedere chi è che ce l'ha chiesto. Jean Paul, Emilio, The Best TV, Simone Anastasi, Dragone Fiammeggiante, Xavier Di Pasquale, Francesco Sant'Andrea e Zeta Monkey. Allora, vogliamo andare? La Ma certo. proviamo? Mi assiedo, invento questa parola per l'occasione. Mi sembra giusto. Jean Ok, segui la Paul. strada, eh. Strade? Dove stiamo andando non abbiamo bisogno di strade. Oh, mamma mia. E via! Madonna. E ora ci battiamo pure. Dai, che voglio cambiare era. E ci siamo riusciti, guarda, c'è un villico. Andiamo a parlare con quel villico. Ma piano, che lo Sì, spaventi. ma basta non macciaccate però. Cioè, siete venuti un po' troppo sportivi, eh. E te chi sei? Ma che macchinario infernale è questo? È un cavallo. È una carrozza senza cavalli. Oh, Madonna, ma da dove Io me ne venite? vado, Che anno è basta. questo? 1.400, quasi 1.500. Fresca! Qual è il paese più vicino? Oh.
Frittole. E quello più vicino a frittole? Frittole. Ok, sì, va bene. Certo. Ok, allora noi adesso si va, Sì, io me ne andrei. Me ne andrei, sì. Anche alla svelta. Ricordati che devi morire. Sì, ora me lo scrivo, Ora ve lo scrivo. Andiamo via che qui non... Sì, sì, via di qui. Ciao, ciao. Addio! Raggiungiamo subito l'88 migliorari e... Scappiamo da frittole! Yeah! Allora come tiene bene il volo! Sembra un cubetto che vola. Più o meno. Perché? Ah, beh, già, i reattori sotto. Vediamo anche da sotto. Il movimento. Fuori le ruote. Atterriamo e faccio vedere un po' le semplici... Guarda col gesto atletico esco, Op! Arrivo la portiera. E queste invece sono le automazioni. Ce ne sono un bel po', a dire il vero, per quello che riguarda la grandezza. Sì, più che altro sono ovviamente rivolte alle inclinature della macchina, non tanto a... Esatto, potete vederlo più da vicino, volo, che indicano semplicemente il parabrezza, esatto, spinta, e tutto il resto. Ok, con questo direi che possiamo salutare la DeLorean e procediamo al prossimo. Me ne vado, ciao ciao. Ciao ciao. Ehi, signorina Griffiths, ma che cos'è questa attrezzatura? Ma come non lo vedi, è un battesegnale. È un battesegnale? Certo. E a cosa serve? A chiamare Batman, naturalmente. Ma Batman è impegnato con Superman. Ma vieni, guarda. Dove, di qua? Dov'è? Ma che cos'è, un aereo di linea? Sì, certo, con due grossi... Cosi. Ma a Terry, cos'è? Appena che sono passato prima dal bar, ho fatto l'aperitivino, quindi ora c'ho un attimino di problemi, Fate rumoracci, comunque. Eccolo! Tutto sotto controllo, attenzione. Ma tu chi sei? Ora parcheggio, Io sono Batman. E questo si vede infatti dal vestito. E questo è il Batwing. Naturalmente la versione di Nolan. Batwing richiesto da Capajack e Mario Andrea Celano. Con mille mila automazioni. Perché devo dire che è anche abbastanza funzionante. Sì. Prova un po' a far volare. Un botto le eliche. Tienile spente quelle eliche, se no non si vede niente. Quelle eliche che girano fanno un casino. Mi aspetti, ecco, vai ora. Ah, ma si accendono, avete messo che si accendono in automatico. Sì. Quando hai gas. Come do gas. No, che po' di battito. Che è una bellezza. Sì, si controlla benissimo. Poi... Aggiunte le eliche, è saltato un po' tutto. Però comunque viaggia bene, devo dire. Adesso siamo tutti più al sicuro, adesso che c'è il Batwing. Eccolo. Così, fatta la Batmobile. Fatto il Batwing, direi che ci siamo. Batman ci siamo. Sì, perché Batman l'abbiamo coperto. Vi inventate altro. Dovrebbe essere coperto. Se c'è altro, l'abbiamo fatto, ma non ve lo ricordate. Ricordate, non ve lo ricordate. Vai, mi porti via. E mentre vanno insieme alla signorina Griffiths, un po' di bat fiche. Direi che possiamo passare alla prossima creazione. Questo scommetto che l'avrete indovinato ed è il camion dei pompieri, richiesto da Ayman, Marco Roman, Michael 34, Felicetta Lacchio, Gianluca Rega, Nicolò Cigni, Francisco Sibilla, Kevin Di Loa e Roberto Fani. Ve lo faccio vedere un pochino più da vicino. Abbiamo cercato di fare un mix tra quello italiano e quello americano, esatto. Insomma, che abbiano un po' entrambe le soluzioni. Ha una scala perfettamente funzionante. Infatti abbiamo creato una dimostrazione pratica dove mi giro la nostra signorina Griffiths, eccola lassù. Aiuto! Arriviamo! Aspetta che salgo su, col tasto 1 possiamo chiudere gli sportelli. Sono delle fiamme di legno pericolosissime. Buttati che morbido. Eccomi che arriviamo. Non morirei se lo facessimo. E voilà, giunti. Aiuto, mi sono incastrato sopra. Ecco, sono uscito. Pompieri efficienti. Film. Guardate che tanto si allunga. Film, gloria, esatto. Con il cestello. Ora aspetta che lo trovo un modo per salire qua sopra. Resisti, ero già morto, comunque. Resisti. Arrivo a salvarti.
Aiuto, aiuto. Eccomi, sono eccomi. Queste fiamme pericolosissime. Zoom un po', se no zooma tutto. Eccomi. Eccomi dentro il cestello. Fammi vedere le fiamme pericolosissime. Wow. Io me ne vado, bene. Può andare. Va. No, lasciamo no! Al pompiere, va. Me ne assassini. Vado con la arrivederci, arrivederci. Assassini. Ciao, pompiere. Oh, grazie, le sarò. Aiuto, chiamate i pompieri. Ah, eccoli. Yeah. Grazie, pompieri. C'è stato il cestello. Meno male. Il cestello mi ha salvato la vita, no? I pompieri. E voilà. Questa è la nostra idea per il camion dei pompieri. Devo dire che la scala è riuscita anche bene. Vediamo un attimo. Aiuto. Le varie automazioni. Sorprendentemente questo ce l'ha meno. È più grosso e ne ha meno degli altri. Aiuto, non riesco più ad uscire però. Bene, così impari. Ce l'ho fatta. Io sono pronto. E andiamo a questo punto alla nostra ultima creazione per questo video. Mentre la signorina Griffiths si accomoda per il contrarovescia, vi introduciamo lo Space Shuttle. Il signor Tarabuso adesso ce lo illustrerà, ma prima i nomi. Allora, ce l'hanno richiesto The Creeper, Games Demon, Mirko Marongiu, Creepy Peppe, Simone Piserchia, Lorenzo Triunfo e Leon4413. Prego, signor Tarabuso. Allora, non sì, l'ho fatto. Sei a bordo? Cioè, sì, cos'è? Ho preso un colpo. Non l'ho fatto troppo mastodontico, perché tanto sennò veniva una cosa uguale a questa, però più grande. E più che altro ingiostrabile, 20 milioni di reattori per farlo volare. Quindi ho concentrato le mie energie sul fatto di attaccarci questo bossolotto, non so come si chiama a dire la verità. È il reattore principale, quello che dà la spinta. Penso sia il reattore principale, sì, quello che dà la spinta fino a un certo punto, poi viene sganciato, ora botta di lag assurda. Mamma mia. E quindi ho concentrato le mie energie nel fare qualcosa che poi potevo scollegare. Quindi è tutto un po' brutto a vedersi, però speriamo che funzioni nelle prove. La lag ci sta divorando. No, ok, la basta, è passata. Sì, è atroce. Mi metto quindi comodo. C'è questo meccanismo che serve per avvicinare queste due parti. Ora dovrei aver incastrato il tutto, quindi proviamo a partire. A 3, 2, 1, ignition. Non so cosa ho fatto, ma ho fatto una cavolata. Aspettate, ho sbagliato tasto. Lei che il primo lancio è andato perfettamente. Falso allarme. Houston, abbiamo un problema. Ma proprio subito. Non è che ce l'abbiamo dopo. Ce l'abbiamo prima. Vabbè, ancora non è stato fatto nessun danno. Allora, bene. Allora, rimettiamo in ordine il tutto. Sì, sì. Allora, guarda, io che ero già sulla tazza, che me la stavo già facendo sotto. Unione dei pezzi. La penetrazione completata. Basta, perché sennò si sfonda tutto. Poi riattacchiamo i due cubetti, ci servono per tenerlo fermo per un po'. Ok. Mi metto comodo. Zoom in fuori massimo inserito. E via. Che succede? Stiamo andando sta storti. Attenzione, mi sa che qualcosa non torna. Vai, terzo lancio. Non c'è due senza tre. Sento che la terza volta è quella buona. Di nuovo, da questa parte lo guardiamo. Inserimento. Ok. Là. Botta di lag. Tutto nella norma. Stavolta. No? Un pochino, pensavo. Leggera. Ok, allora. In posizione. Ok, che stavolta ce la mandi buona, facciamo 3, 2, 1, vai! Olè! Olè, stavolta ce la facciamo! Lo spazio profondo! Si è sganciato! Yeah! La potenza! Giusto, non abbiamo problemi! Yeah! Luna, arriviamo! E vai, sento che tra un poco toccheremo il tetto! Scopriremo che il mondo è finto. Sfonderete la barriera del suono. Continuiamo a salire. Vedo più una sega. Ma sembrava che era più vicino prima. Secondo me siete bloccati su in cima, perché io non mi vedo. Ah, ci sta che siamo arrivati, eh. E stia sbattendo contro il nulla. E io non vi vedo. Sì, perché guarda, non si muove più l'orizzonte. Eccoci. Arrivati. Eccoci. Houston. Arriviamo di corsa, Houston. Wow, senti i motori come pintano.
cazzozza. Aiuto. Numero. Attenzione, attenzione. Questo è un numero. Scusatemelo. Attenzione, attenzione. Attenzione, guarda la champagnata. Accidenta all'albero. Io tiro lo sciacquone perché. Vai, vai. Andata. Dai, che atterri bene. Siamo storti, siamo storti. Ho paura. No, no. Cavolo. Il finale. Comunque, perfetto, dai. Capsula di salvataggio. Perfetto, guarda, è andato bene. Allora, siamo anche vicinissimi alla nostra. Sì, sì, siamo andati abbastanza. Ma so anche. Sì, sì. Perfetto, perfetto. Questo ok. Il altro è atterrato perfettamente in piedi. Speriamo. Parcheggio perfetto. Speriamo che vi siano piaciute queste. Anche queste. Questi mezzi, queste opere, chiamiamole così, fatte in questa puntata di Scrap. Andiamo quindi al consueto angolo dei saluti. Salutiamo Luca Fanni, Gaetano Cullemi, Roberto Fani e Antonio Cervino. Con questo, mentre questi simpaticissimi giovani si mettono seduti, ci salutiamo. Non so se si sente. Ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao.